parlare di una persona che lei conosce molto bene, no? Che è stato per tantissimi anni un suo grande avversario. Io l'altra mattina ero in diretta qui a mezzogiorno e mi sono trovata con l'uscita dal San Raffaele di Silvio Berlusconi, con quel discorso di Berlusconi da padre della patria. Cos'è successo a Berlusconi? Lei come lo considera? Lo considera ancora comunque il grande avversario, proprio come dire, come idea del mondo, o invece una specie di grande nonno italiano, affidabile, diverso dai populisti? Il giaguaro è stato smacchiato o no? Ecco, questa è la grande domanda. Ma insomma, io non riesco, forse per ragioni politiche, per limiti miei, a considerarlo, diciamo, come lo considero tanti, uno statista. È un arci italiano, un po' nella caricatura, questo misto di buone cose, cose meno buone, però gestite con una simpatia, cioè esprime generosità, simpatia. Si è fatto gli affari suoi anche, ma con questo tratto da capolavoro italiano, cioè fa gli affari suoi trasmettendo generosità. Quindi alla fine puoi essergli avversario, ma volergli male è impossibile, molto difficile, è impossibile, quindi gli faccio proprio auguri di cuore. Siete nati lo stesso giorno, tra l'altro, voi due, un po' di anni di differenza, il 29 settembre. No, ma lo stesso anno, via, cerchiamo di essere garbati. Addirittura si mette l'età. Che fa, lo chiama quest'anno per fargli gli auguri di compleanno? Potrebbe essere un'idea. Si chiamiamo adesso, quando è ora si chiamiamo. Va bene, grazie mille per Luigi Bersani, torni presto, grazie, mi faccio sempre attendere tanto, Mi tratti bene. Arrivederci. Bene, arrivederci. Allora.